Grazie. Allora, una delle ultime operazioni che ci rimangono da affrontare con le frazioni, non è l'ultima in ordine di tempo perché ci sarà ancora l'elevamento a potenza, ma l'elevamento a potenza è abbastanza semplice. Comunque adesso vediamo la divisione tra frazioni. Allora, prima però di spiegarvi come si fa a dividere tra loro le frazioni, vi devo dire una definizione. Si chiama frazione reciproca o inversa la frazione che si ottiene scambiando numeratore con denominatore. Molto semplice. Io voglio la frazione reciproca o inversa di 3 ottavi. Cosa devo fare? Devo scambiare tra loro il numeratore con il denominatore. Quindi il reciproco di 3 ottavi è 8 terzi. Vedete? Vengono girati in questa maniera. Attenzione, perché se io vi chiedo il reciproco di 3, il reciproco di 3 cos'è? Vi ricordo che un numero naturale ha sempre come denominatore 1, quindi il reciproco di 3 primi è un terzo, chiaro? E naturalmente il reciproco di un terzo è 3, il reciproco di 8 terzi è 3 ottavi. Quindi il reciproco o l'inverso di una frazione si ottiene andando a sostituire il numeratore con il denominatore e viceversa. Ora, detto questo, adesso vediamo come si svolge, qual è il procedimento per svolgere una divisione. La divisione tra due frazioni è risolvibile come? Allora, primo punto, scrivo la prima frazione, che è il dividendo. Poi, al posto del diviso, scrivo per. Poi, scrivo l'inverso o il reciproco della seconda frazione, divisore, e poi calcolo il risultato. Facciamo un esempio. 3 quarti diviso 9 settimi. Vedete che questo tipo di frazione, questo tipo di operazione, io la posso risolverla trasformandola in moltiplicazione. Come? Scrivo la prima frazione, 3 quarti. Vedete? Facciamolo così, proprio passo passo. Scrivo la prima frazione, quindi scrivo 3 quarti. Poi, al posto del diviso, scrivo per, scrivo il reciproco della seconda frazione, al posto di 9 settimi scrivo 7 noni. A questo punto c'è una semplificazione a croce grande come una casa tra il 3 e il 9, ok? Tra 7 e 4 no, quindi 1 per 7, 7, 4 per 3, 12. Questo è il risultato della divisione. 3 quarti diviso 9 settimi uguale a 7 dodicesimi. Cioè, ho trasformato la divisione in moltiplicazione. Attenti, vi faccio notare una cosa. Come mai è vero questo procedimento? E adesso diamo un'occhiata se è vero. Allora, 12 quindicesimi diviso 6 quinti. Come faccio a fare questa divisione? Io in realtà, al posto di usare questo procedimento, potrei anche scrivere che 12 quindicesimi diviso 6 quinti è uguale a che cosa? A 12 diviso 6 fratto 15 diviso 5. Praticamente come faccio per la moltiplicazione? Un quarto per 3 ottavi per 20 quindicesimi è uguale a 1 per 3 per 20 fratto 4 per 8 per 15. Qui cosa potrei dire? 12 diviso 6... 15 diviso 5, vedete? Numeratore diviso numeratore, numeratore del dividendo diviso numeratore del divisore, fratto denominatore del dividendo diviso denominatore del divisore. Quindi 12 diviso 6, 15 diviso 5. 12 diviso 6 uguale a 2, 15 diviso 5 uguale a 3. Quindi otterrei il risultato 2 terzi. Attenzione però, perché questo procedimento io non posso applicarlo qui, io non posso fare 3 diviso 9, vedete? Cioè, questo caso è un caso più unico che raro. Quando io ho a che fare con le operazioni con le frazioni. Solo quando il numeratore del dividendo è multiplo del numeratore del divisore e il denominatore del dividendo è multiplo del denominatore del divisore, io posso fare 12 diviso 6, 15 diviso 5, uguale a 2 terzi. Se io applico comunque il procedimento che vi ho spiegato, cosa diventa 12 quindicesimi diviso 6 quinti? Diventa 12 quindicesimi per il reciproco 5 sesti. Ora, il 5 e il 15 li semplifico, qua diventa 1 e qui diventa 3. Il 6 e il 12 li semplifico, qua diventa 1 e qui diventa 2. Il risultato? 2 per 1, 2. 3 per 1, 3. 2 terzi, come quello. Questo quindi è il procedimento che dobbiamo sempre applicare. Chiaro?